Bella sta diretta con la fotocamera rivolta lato lato. Sto inquadrando al muro. Ok. Zero collegati. Uno, uno, tre. Chi sono? Andrea. Aspettiamo un paio di minuti e si collega qualcuno, iniziamo. Ciao Giulia. Ciao Roberta. Ciao Matteo, sì, lo so che sono le 5, aspetta un secondo, se collega qualcuno inizio. Tanto 2 minuti contati iniziamo. Anche perché non vedo l'ora iniziare, che fa freddo qui fuori, quindi mi devo scaldare un po'. Dai, vale, ottimo. Un altro minuto contato, iniziamo, eh. Lo corrente ci avete tutto? Come al solito, bottiglia d'acqua, asciugamano, tappetino per la parte finale d'addome. Ok, dai, siamo 25, 26, possiamo iniziare. Pronti? Cominciamo con più di riscaldamento, eh. Mi avvicino, preparo la musica e andiamo. Ciao Leti. Scusate per i cani, purtroppo siamo all'aperto. Via, cominciamo, eh. Faccio partire la musica e andiamo. Ditemi anche se si sente la musica. O devo alzare un po' il volume. Ok, cominciamo, un po' di corsa sul posto. Continuiamo la corsa sul posto, ok, porta il giro anche in alto. Sali, sali, sempre per leggermente di più con le ginocchia. Torna con la corsa sul posto leggera. Inizia a portare il tallone al gluteo. E dammi un po' di jumping jack. Uno, due, uno, due. Cambia, torna così da sul posto. Siamo molto dinamico e veloce, rapido il riscaldamento, non può salire sul più cuore. Scaldarci perché lo sto facendo all'aperto. Da qui, ad anche il passo, squat singolo. Scendi, sali, al tuo ritmo. Lezione strutturata per chi l'ha fatta come l'altra volta con me. Quindi dopo troveremo blocchi di 20 secondi di lavoro intervallati da 10 secondi di pausa. Parte finale d'addome, ultimi 5 minuti. Bene, ancora 2, 1, passo dietro, affondi una gamba. Scendo, salgo, scendo, salgo. 1, 2. Trambe le ginocchia.
Vai, uno, due, uno, due, più veloce. E da qui sali. Rapido. Aiutati con le braccia così cominciamo a scaldare anche la parte superiore. Da qui, ritorna sulla corsa sul posto. Andiamo in conduzione, braccia avanti, entrambe. E cambia lato, dietro. Corra jumping jack, 1-2. Ora scendere un pochino più in basso. Rapido, più veloce, 1-2, 1-2. Ancora qualche secondo. Resta in basso, squat. Resta qui. Siamo più o meno pronti. Più o meno caldi. Dobbiamo scaldare bene le gambe, perciò darmi piccoli molleggi. Perché il primo blocco è tutto per le gambe, quindi scaldiamole per bene. Ottimo. Riscaldamento andiamo. Andato, preparo il telefono e cominciamo il primo blocco di lavoro. Primo blocco di lavoro, come ho detto, troveremo 20 secondi di esercizio, 10 di recupero, 3 esercizi da ripetere per 3 volte, soltanto esercizi per le gambe in questo primo lavoro, ok? Ripartiamo con la musica. Come sente tutto? Perfetto, da qui primo esercizio, squat per chiudere le gambe, squat e chiudi. Uno squat in basso, uno squat piccolo al centro in chiusura. Allarga, chiudi. Allarga, chiudi. Profondità e centro. Profondo e torna al centro. Entrambi profondi, squat, 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 squat. Stai, 10 secondi di recupero. Il prossimo esercizio abbiamo visto il riscaldamento, pulsazioni in basso per 20 secondi. Preparati e via. Ginocchia all'esterno, piccoli molleggi nelle gambe. Questi già iniziano a sentire il bruciore e poi tricipiti nelle cosce. Se serve, quando serve, puoi salire, sciogliere le gambe e ripartire. Sali, stai, 10 secondi di recupero, stavolta 20 secondi di squat isometrico. Stessa piazza delle gambe, scendi in basso e resto giù. Obiettivo, apri il petto, chiudi le scapole dietro la schiena e resta in basso nelle gambe. Mobilità nelle anche, tanto lavoro per l'interno coscia. 25 secondi ancora. Sali e recupera, 10 secondi, primo giro andato. Tutto da rifare, squat, apri e chiudi. Recupera, sciogli. Prepara e via. Lavora, non in velocità ma in profondità, squat e squat. Belli profondi, non c'è bisogno di andare veloci. Lavora nella profondità dello squat. Prova ad arrivare con i glutei sulla linea delle ginocchia. E stai, recupera, pulsazioni. Tanto, tanto lavoro per le gambe. Via, molleggia. A 90 gradi a 45. E stai. Oh.
troverà. Squat isometrico in basso. Baby, we're as good as good. Via. L'importante sono i glutei bassi indietro, le ginocchia che non superano mai la linea della punta del piede, quindi restano sopra o leggermente avanti la caviglia. La schiena lunga e dritta, sei alla fine, recupera l'ultimo giro, squat anche chiudi. Intanto ditemi se si sente la voce, se la musica va bene. Via, 1, 2. Resta in basso. Stai. Recupera. Pulsazioni. Secondo la fine. Stai. Gli ultimi 20 secondi. Siamo andati il primo giro. Scendi e resta. Regole sempre stesse. Ginocchia che spingono all'esterno 45 gradi. Senti l'attivazione nell'interno coscia. Oh, bruciano fino alla fine, 5 secondi alla fine, c'è la pausa, poi 1, stai, ah, sciogli, recupera, 45 secondi di pausa, tempo di respirare, bere un goccio d'acqua e cominciamo, partiamo con il secondo blocco. Perfetto, prepariamo il secondo blocco di lavoro. Stessa maniera, quindi 20 secondi di lavoro, 10 di recupero. Stavolta passiamo alla parte superiore, pettorali e tricipiti. Stavolta solo due esercizi, sempre da ripetere per 3 volte. Due esercizi che troveremo. Primo esercizio, la terra è un push up largo, uno stretto. Che significa? Scendi in basso, push up largo, stringo le mani, un push up stretto per i tricipiti, allargo le mani e ritorno. Secondo esercizio, alla posizione di over, da qui, copro con la mano al lato opposto. Ok? Cominciamo, eh? Faccio partire il timer e si va. Scegli tu se partire con il push up largo, con il push up stretto. Scegli te se stare poggiato con le ginocchia a terra o staccando le ginocchia. Anche qui non lavorare in velocità, ma lavora in profondità. Massima estensione del petto e tricipite. 1, recupera. Prepara in posizione di over. Anche qui lo ginocchio appoggiato al pavimento. O stacca le ginocchia, scegli tu. E tocca all'altro. 1, 2. Più in velocità. Mi raccomando, allontana bene la mano dal corpo, non oscillare neanche, resta immobile. Uno, stai, recupera 10 secondi, riparti il push up per il petto, per i tricipiti, per il tuo paese. Oh.
1, 2, 1, 2. Cameraman, chi è tu? Video. Ti guarda se serve. Ginocchi a terra e continuo sul lavoro. Lato, lato. Dai, andiamo di recupero. Ultimo giro. È andato. Recupera 30 secondi. Ci prepariamo al terzo blocco. Salite il cuore? Sì. E non era la parte cardio. Prossimo esercizio. Prossimo Tabata, passiamo nuovamente alle gambe. Di nuovo tre esercizi come abbiamo fatto prima, stavolta esercizi dinamici, quindi di velocità per far salire tanto il cuore. Esercizi a fondi pliometrici, quindi saltati alternati. Dopodiché troveremo mountain climber e l'ultimo esercizio jumping jack, da ripetere 3 volte. Direi che ora fa caldo, eh? Salite il cuore. Siamo pronti? Telefono pronto, musica, ripartiamo, iniziamo. Inizia dagli affondi pliometrici. Uno, via. Veloci, alternati, affonda e cambi gamba. Lato, lato. Opzione, passo, passo. Non puoi saltare, ok? Scegli. L'importante è entrambe le ginocchia su angoli di 90 gradi. Stai. Recupera 10 secondi, vai a terra, mountain climber. Mani sotto la linea delle spalle, da qui portiamo le ginocchia al vento. Uno, via. Uno, due. Senza incrociare, il ginocchio, braccio e gamba la stessa. 1, 2, 1, 2. Cercando di rimanere bello fermo nelle anche. Stai. Sali in piedi. Terzo ed ultimo jumping jack. Via. È un piccolo squat, torna al centro, squat dentro. Dai, e si comincia a sentire il cuore salire di nuovo, il primo giro è andato, più alla fine così. Terra climber. L'opzione
1, 2, 1, 2. Rallento l'esecuzione, colpisco e torno. Ok? Scegli sempre tu l'intensità del lavoro, base la stanchezza e la fatica. Vai. Jack. Senti come sale il cuore, esercizio in alto, esercizio a terra e risaliamo in alto. Affonda, schiaccia bene i talloni, spingi le ginocchia all'esterno, schiaccia e sali, schiaccia e sali. Se vuoi non utilizzare le braccia, vanno bene solo le gambe. Ultimo giro, affondi brio. Ricordo ora l'ultimo round, se serve, è il momento di utilizzare l'opzione, ma non fermarti. Obiettivo, tutti insieme, ognuno dalla propria casa, ma fino alla fine. Climber. Prova a darmelo più veloce che puoi questo, eh? Gli ultimi 20 secondi di jumping jack, di nuovo pausa. Via. Perché questa la possiamo definire la fase di riscaldamento per l'ultimo blocco, quello veramente intenso. Dai, ottimo, recupera, respira, stavolta ci prendiamo qualche secondo in più di pausa, salita un po' più il cuore, recuperiamo un pochino di più, ci prepariamo all'ultimo Tabata, due esercizi nuovamente, stavolta facciamo salire tanto il cuore, per chi fa body attack lo conosce bene tutti e due gli esercizi. Per chi fa funzionale comunque conosce molto bene gli esercizi. Prima sfida di giornata, dopo la seconda sfida la troveremo nella parte di addome. Primo esercizio, lato lato skater per 20 secondi. Secondo esercizio burpees, non il classico burpees del funzionale come l'ho fatto io l'altra volta, burpees di body attack. Quindi scendo, tocco no piegamento, resto in posizione di plank, torno al centro e salto. Perché? Perché dobbiamo lavorare sulla velocità, quindi qui c'è la prima sfida. 20 secondi, l'obiettivo è fare 12-13 burpees, ok? 10 secondi ancora di recupero, andiamo. 3 giri anche qui. Dopodiché, addome e stretching. L'ultimo short stacco, andiamo. Via, 5 secondi di preparazione e andiamo. 1, 2, 1, 2. Scegliete se ampi o piccoli e veloci. Gestisci l'intensità. L'importante è che qui, spingere il ginocchio verso l'esterno. Scarica il peso sul gluteo. Squadra, arriva alla prima sfida. 10 secondi di recupero. 12. 13 burpees, se non ci riesci, va bene lo stesso, ma fai quelli che puoi. 3, 2, 1, via. L'importante è salire sempre con il petto.
schedere. Ovviamente con ogni probabilità i barbi si scenderanno, va bene lo stesso. Ma va sempre più veloce che puoi. D'acqua, prepariamo tappetino, non scivolano per terra, preparati, sto sul prato quindi non ce n'ho bisogno, ok? Ragazzi, ci siamo. Prossimo lavoro, 5 minuti consecutivi di addome. Stavolta non lavoreremo più 20 secondi, 10 di recupero, ma lavoreremo a blocchi di 1 minuto e di 30 secondi. Una grande sfida. Saranno almeno 3 minuti di over. 4 minuti se consideriamo i side plank, i side over. 5 minuti se consideriamo anche il plank. Quindi sarà una dura sfida per le spalle, per i glutei, per l'addome. Ci siamo, si incomincia a terra la posizione di over classica, quindi gomiti in appoggio al pavimento. Preparativi andati, ripartiamo con la musica e andiamo. Cinque secondi di preparazione, vieni a terra, posizione di over, cominciamo per un minuto di over, a terra e via. Mantieni la schiena lunga e dritta. Talloni che spingono indietro. Glutei stretti, addome stretto, ombelico alla colonna. Quando senti la pausa, non è la pausa perché il blocco è di un minuto, quindi sono due blocchi a 30 secondi per noi. Quando scade, 30 secondi ancora. Prosegui, prosegui, 30 secondi ancora. Già capito di cosa si tratta, eh? 5 minuti così. Non proprio così, ma lo scoprirete tra poco. 20 secondi ancora, eh?
tu continua, intanto osserva il prossimo esercizio, scegli se a destra o a sinistra, sai dove, quindi mi inchino sul lato, opzione con un ginocchio poggiato al pavimento, resto lungo e teso oppure resto con entrambe via, ruota come sono io in questo momento per 30 secondi, lavoro per gli obliqui, opzione come fatto vedere poco fa, un ginocchio a terra ma spingo il bacino verso l'alto, formo una C, gomito sotto la linea della spalla per scaricare il peso a terra. Sei quasi alla fine? Non proprio. Secondo blocco da un minuto. Torno al centro e gain over. Dai. Guarda, se serve, anche qui le ginocchia sono poggiate al pavimento, ma la schiena resta comunque lunga e dritta. Dopo tanto lavoro cardio iniziamo a sudare, anche se all'aperto fa freddo iniziamo a sudare. Da qui stavolta ruota al lato opposto, quindi andiamo a lavorare sull'altro lato. Stessa esecuzione, mi scarico a terra il lavoro, comando in appoggio e allungo. Qui o qui, vanno bene entrambe le opzioni, purché resti per tutti i 30 secondi. Centro per l'ultimo minuto di over. Obiettivo, effetto pancia piatta, un po' difficile in questo periodo, pochi allenamenti, tutti a casa senza pesi, si mangia tanto, lo so, è faticoso. Resta, resta. Secondi ancora, sono gli ultimi 30 secondi, poi abbiamo l'ultimo minuto di lavoro. Sul prato si scivola, un problema. Bruciano le spalle? Sì, tra poco bruceranno ancora di più. Perché? Il prossimo esercizio tu resta lì, guarda, da qui, passo largo, tocco mano alla spalla opposta, preparati, 3, 2, 1, sali in posizione di plank e tocca, 1, 2, 1, 2. Anche qui l'opzione, ginocchia poggiate al pavimento, schiena lunga e dritta. Basta ragazzi, basta ragazzi. Ultimo esercizio, 3, 2, resta qui, guarda, ginocchio al lato, colpisco e cambio. Porto il ginocchio largo al lato vicino il gomito, mi avvicino il più possibile al gomito, quindi colpisco, torno e cambio lato. Sono gli ultimi 20 secondi di lavoro. Bruciano le spalle, aia. Via, 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 stringi, stringi, resisti, 3, 2, 1, stai. Ottimo ragazzi, pausa, recupera, 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 ci serve. Ah. Secondi a terra, stretching. Ok. E a terra oggi non c'è il sole, mi vedo bene. Più o meno, quindi io sono sciaglio. I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy.
the ground night. Beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tiamo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed. Gamba al lato, incrocio. Aspetta, vi metto un po' di musica ancora per finire quest'ultimo minuto. Hello? Resta is lì. Edward, you think you got your... Ok. Ok, per gli ultimi secondi. Resta lì, da lì incrociano, resta con le gambe incrociate. Come prima, molleggiamo in basso. Sempre ad avvicinarci il più possibile alla punta del piede, eh. Fino quasi a toccarla. Allunga, allunga. Ultimi secondi esercizi, spalla in basso, giri di te, porto la mano al centro delle scapole e tiro indietro afferrando dal muscolo, con un bel esercizio. Stessa esecuzione dall'altro lato, la spalla è bassa e lontana dall'orecchia, si allunga il più possibile, scarica e allunga indietro il piede. Gli ultimi secondi prima di salutarci un'altra volta, da qui gomiti in appoggio sulle cosce, faccio la gobba e butto in fuori l'aria per allungare sempre il basso e schiena. Da qui mani in avanti, allunghiamo la parte alta, la testa fra le spalle, separo le scapole
a lungo, schiena che spinge sempre all'indietro. Stesso lavoro, salgo e spingo verso l'alto per allungare tutta la catena laterale, il dorso, la schiena, spingo su. L'ultimo, separo le braccia, vanno indietro, ruoto le spalle in alto, indietro in basso e spingo verso il pavimento. Le mani, apro per bene il petto. E da qui, anche se non mi vedo, ma facciamoci un grande applauso, bravi. Anche per oggi è andata. Ci rivediamo prossimamente con me, domani sicuramente con qualcun altro dello staff. E niente, ci vediamo alla prossima. Un grande bacio a tutti e ci rivediamo presto. Ciao ragazzi.